there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Qualche settimana fa Carolina Marconi ha condiviso sui social l'angoscia seguita agli ultimi controlli medici: nella LATAC c'è qualcosa al fegato e quindi dovrò fare un'altra risonanza con contrasto per vedere realmente di cosa si tratta, ha scritto la ex Geffina che, reduce da un lungo iter per la guarigione dal tumore al seno, si ritrova ancora in una delicata situazione. In un'intervista a Gente, Marconi ha parlato della situazione, ripercorrendo le tappe della diagnosi e spronando tutti a fare prevenzione. Quando mi hanno trovato un tumore al seno non avevo fatto una prevenzione corretta, c'era il Covid, avrei potuto fare i controlli regolari con mascherina e tutte le precauzioni necessarie, ma ho avuto paura e ho ritardato la mammografia, ha confidato, l'ho fatta 2 anni e mezzo dalla precedente. Ho scoperto dopo che se l'avessi fatta solo 1 anno e mezzo prima mi sarei salvata da tumore, chemioterapia, asportazione di 13 linfonodi e mastectomia totale. E c'è anche un'altra cosa, ha proseguito Carolina, prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno, e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio. In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C'è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico, ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attenti. E se c'è qualcosa, non accontentatevi del primo parere. Il desiderio di maternità col compagno Alessandro Pugliese. Dopo essere guarita dal tumore a gennaio 2022 Carolina Marconi ha cominciato un percorso con una terapia ormonale della durata di 5 anni, durante il quale mi hanno indotto una menopausa precoce interrompendo il ciclo, con controlli ogni 6 mesi e una TAC all'anno, ha spiegato l'ex volto del GF. E ancora, il controllo di questi giorni era un po' l'ultima carta, ho un ovulo congelato e se fosse andato tutto bene i medici mi avrebbero consentito di sospendere lo stop al ciclo per 2 anni per affrontare una gravidanza, e poi riprendere gli ultimi 3 anni di terapia ormonale in seguito. In un momento così complesso, il sostegno del compagno è fondamentale, con lui ci guardiamo in faccia senza bisogno di parlare. Siamo fiduciosi entrambi, ma a volte la paura ti assale e ti toglie il respiro, ha confidato, non servono le parole, ci sono momenti in cui è meglio non dire niente. Mi dispiace che anche lui subisca tutto questo, so quanto desideri una famiglia. Il nostro desiderio è avere un bambino, abbiamo anche pensato all'adozione, se finalmente si sbloccherà il tema del diritto all'oblio oncologico.